Subito a Stromboli. Buongiorno Gioacchino Letizia Isolano, imprenditore che nelle ultime ore, sapete, a Stromboli c'è stato un devastante incendio che si è mangiato, così possiamo dire, 6 ettari di macchia mediterranea, certamente una perdita importante per questo gioiello dei nostri mari. Allora, innanzitutto, Gioacchino, grazie per essere con noi. Com'è adesso Buongiorno, buongiorno a la tutti. Beh, situazione? la situazione è, diciamo che è tornata tranquilla perché ieri sera gli ultimi focolai sono stati spenti, erano pochissime per fortuna, e abbiamo vissuto, diciamo, l'abbiamo vissuta la notte scorsa, che è stata veramente, diciamo che ci siamo ben spaventati tutti. Devo dire che l'isola non è stata risparmiata da Ascari a Picitada. Picitada Ascari è stato, diciamo così, un bel fuoco, ecco, diciamo così. Ci dispiace molto tutto questo, perché poi non è stato è un fuoco provocato, e questo ci fa male, perché vedere la montagna bruciata completamente per, diciamo così, sono stati super, super superficiali, ecco, diciamo così. Allora, Questo dobbiamo dire, è un danno. Gioacchino, che su questo grande incendio è stata aperta un'inchiesta della magistratura, quindi ci saranno Sì, le risposte subito. giudiziarie per capire, ad accertare i responsabili. Speriamo Quello bene che si faccia luce, diciamo, ecco, quello sì. le volevo chiedere, siccome noi sappiamo che lei in questo momento si trova sulla terrazza della sua Io mi casa. trovo sul tetto di casa mia, dove ho vissuto, diciamo che le fiamme, la fuligine, le scintille mi arrivavano in testa, in un certo senso. Allora, Un paio di volte sono costretto a andare via, avevo messo in sicurezza chiaramente le bombole del gas, che è la prima cosa che pensi. Devo dire sinceramente che ho avuto paura che la casa si bruciasse, onestamente. E di perché lei conseguenza praticamente si trova è appena andata bene, sotto, purtroppo appena, arrivo qui a appena sotto, diciamo, la montagna. Mi scuso se mi sto sovrapponendo con la voce, che sentiamo un po', ovviamente siamo connessi attraverso il web, un po' di disturbo, entra un po' di vento nel suo microfono. Se riesce a girare il telefono, ci mostra il costone della montagna, insomma, sotto la pendice, le pendici del vulcano, che insomma, si riesce a intravedere un pezzo di montagna bruciata, no? Quasi completamente. Queste sono le immagini in diretta. questa parte qui, le fiamme erano Sì. altissime, questi alberi qua che vede bruciati, di notte la sensazione che ce l'hai proprio, che li stai toccando, che Già. non è stata una bella sensazione, ecco, onestamente. Eppure, c'è da dire, stamane nei resoconti dei quotidiani ritroviamo il racconto corale di un'isola che durante quelle ore drammatiche insomma, si è silenziosamente messa all'opera per cercare di aiutare come possibile in quel momento. Tra l'altro, insomma, lei, come ci ha raccontato. E la sera, la notte, fino alle 4 del mattino, è stato il vero pronto intervento. Tutte le persone dell'isola, anche ospiti o personale di alberghi, di cose, hanno fatto delle squadre. Sopra di me qui, dei ragazzi dell'isola hanno fatto una traccia proprio antifuoco, nel senso che hanno tracciato questa casa che sembrava sopra di me che bruciasse. Poi lì è stato fatto una traccia. E devo dire che poi il fuoco è venuto da qui, non è sceso, è sceso sulla mia sinistra, e insomma è servito molto. E poi c'erano delle case che adesso non è questo caso qui, che il fuoco le ha circondate, diciamo, perciò sono state prese anche delle persone, diciamo, in braccio e portate via. Ma sono case, diciamo così, un po' più isolate, però diciamo c'era, perché poi dipende anche dal fatto emotivo, come reagisci. Certo. Ripeto, io sono stato qui con il mio tubo, diciamo, del giardino che annaffio, ho bagnato e ho fatto tutto quello che ho potuto fare, un minimo di cose, anche perché, ripeto, con tutto il fuoco di notte non hai la percezione proprio Certo. di. Ti senti anche un po' impotente, no? Non hai la percezione di quanto sia vasta Di la quanto portata sia, devo dire, dell'incendio? è arrivato molto vicino, ma sembrava ancora più che potesse arrivarti dentro casa da un momento all'altro. Chiarissimo. E quello è Grazie. stata, diciamo, la Gioacchino, sensazione più di
che non voglio parlare solo di paura, perché chiaramente non è che non c'è stata, il fatto che io abbia lasciato la casa e dico boh, ora vado via, ma non so se poi la ritrovo, insomma non è bello, perché la casa è un bene talmente importante, la tua vita, certo. No? Chiarissimo, chiarissimo. Gioacchino, la ringrazio per essere stato con noi, per averci raccontato la sua testimonianza. Insomma, la situazione in questo momento dal punto di vista delle fiamme e degli incendi è chiaramente rientrata, così come ci ha raccontato. Abbiamo detto, c'è un'inchiesta e vedremo che risposte ci darà. Grazie Gioacchino. La nostra forza, diciamo, tutti questi giorni dell'Isola e non, anche le donne, perché anche donne hanno fatto di tutto di più. Grazie. Grazie a lei, naturalmente. Allora.